Amici modellisti e collezionisti, benvenuti, benvenuti ancora una volta su Fly Robby Fly Models, Robby che vi parla e vi presenta questa volta l'uscita numero 92 della serie Ferrari Formula 1 Collection della Centauria. Si tratta della Ferrari 246 F1 di Olivier Gendebien del 1958, la vedete qui davanti a me, ancora nella sua confezione originale, e tra poco andremo a vedere sia il fascicolo che il modello. Non prima però di avervi chiesto di mettere un like sotto questo video, di iscrivervi al mio canale e di pigiare sulla campanella, così avrete mie notizie ogni volta che farò una di queste recensioni. Bene, ho sistemato tutto come al solito, fascicolo a sinistra, modello a destra, modello che per il momento se ne va per dare modo a noi di dare un'occhiata a questo fascicoletto che ci parla della 246 F1 del 58. Prima di tutto però andiamo a vedere il rimando alla prossima uscita, sarà la numero 93, e si tratterà della Ferrari 512 F1 di Pedro Rodriguez del 1965, la prima Ferrari col motore boxer 12 cilindri. Poi il fascicolo si dilunga in una trattazione tecnico-storica di questa 246 F1, affidata appunto alla scuderia belga. Come belga era il suo pilota, Olivier Gendebien, che in pratica corse a fianco, nella stagione 58, corse a fianco del trio di piloti titolari, cioè Peter Collins, Mike Hawthorn e Luigi Musso, e per l'appunto condotta in gara da questo asso dell'Endurance, ma soprattutto di Le Mans. Gendebien era un pilota molto forte con le ruote coperte, tant'è vero che aveva già precedentemente vinto tutte le più grandi corse a livello mondiale, la 1000 miglia, la Targa Florio, la 1000 km del Nürburgring, la 12 ore di Sebring, ma soprattutto aveva già vinto la 24 ore di Le Mans. Bene, qui lo vediamo in varie fotografie, non mi dilungo tanto perché la carriera di Gendebien è stata molto articolata, quindi dovrei spendere molto tempo per definire il suo carattere come pilota. Vi faccio notare questa foto in basso, dove vediamo per l'appunto la macchina che vedremo tra poco riprodotta nel modello, la numero 20, tutta gialla, alla staccata della curva della Source a Francorchamps, mentre supera sulla sinistra la Maserati 250F di Maurice Trintignant durante appunto il Gran Premio del Belgio del 58. Alla fine il fascicolo fa una piccola trattazione, un articoletto riguardante la tecnica di questa 246 F1. Praticamente era una macchina che aveva un motore a V di 65 gradi, 6 cilindri a V di 65 gradi, faceva parte della famosa dinastia dei Dino, dei motori Dino Ferrari, arrivata fino poi ai tempi moderni. Praticamente anche i V6 attuali turbocompressi sono derivati da questa impostazione che venne data per l'appunto dal figlio di primogenito di Enzo Ferrari, purtroppo morto molto giovane. E aveva una cubatura, cioè aveva una cilindrata di 2500 cm3. La macchina aveva per l'appunto delle sospensioni quadrilatere deformabili davanti, ponte de Dion dietro, quindi impostazione classica, e telaio in tubi. Benissimo, chiudiamo il tutto e andiamo a prendere il modello. Ecco qua, il modello si presenta molto bene nella sua teca senza il puntino centrale, quindi prenderà senz'altro il voto massimo. Mettiamo via la teca e diamo un'occhiata più ravvicinata al modello. Ecco qui, prendo il mio laser, lo accendiamo, così diamo un'occhiata più da vicino a questo modello. Vediamo cosa c'è scritto nella base. Ferrari F246 F1 1958, Olivier Gendebien, Écurie Francorchamps. Écurie, questo è francese. Bene. Come vedete, e come vi faccio notare quasi sempre, la distribuzione dei pesi in queste macchine era il contrario di quella attuale, ovvero sia il peso massimo era nella parte anteriore, perché lì c'era il motore.
mentre nella parte posteriore c'era tutto il gruppo trasmissione, che era ovviamente meno pesante. Quindi queste macchine erano inclini alla derapata molto facilmente. Ok, andiamo a vedere innanzitutto, partendo dalla presa d'aria frontale, eccola qui, ve la metto più vicina così la vedete meglio. Mettiamo a fuoco, ecco qua. La presa d'aria frontale è riprodotta abbastanza egregiamente, si vede anche la retinatura della protezione. Poi, proseguendo, troviamo lo scudetto Ferrari sul muso, confuso con il giallo della verniciatura generale, il numero 20, il numero di gara di Olivier, i pneumatici anteriori scolpiti, ovviamente perché non c'erano ancora gli slick, e la sospensione anteriore a quadrilateri deformabili superiore, e sotto si vede i braccetti dello sterzo, si vedono benissimo, ve li faccio vedere. Eccoli là, li vedete? Proprio in questa posizione qui. Bene, continuando sull'asse longitudinale, troviamo la bella presa d'aria superiore al cofano motore. Ecco qua, mettiamo a fuoco, perfetto. Vediamo sui due lati della carrozzeria del cofano motore tutti gli sfoghi, le feritoie di sfoghi dell'aria calda che si produceva sotto alla copertura. Vediamo due piccole prese d'aria che servivano per l'aereazione dell'abitacolo. Poi, proseguendo, troviamo prima dell'abitacolo gli specchietti retrovisori con montanti separati, la vetratura, il windshield così avvolgente, vedete, dell'abitacolo, e poi l'abitacolo stesso che andiamo a vedere ben illuminato. Allora, accendiamo i fari e andiamo a vedere l'abitacolo illuminato. Eccolo qua. Come vedete, si vede nettamente il sedile del pilota, si vede il volante a quattro razze con il cavallino rampante su campo giallo al centro, e si vedono anche gli strumenti tampografati sul cruscotto. Io riesco a vedere anche laggiù in fondo a destra, provo a farvelo vedere, sotto al volante si vede, si distingue la leva del cambio. Eccola lì. Bene, ritorniamo al laser e ritorniamo a vedere longitudinalmente cosa troviamo. Subito dopo l'abitacolo abbiamo questo rigonfiamento, questa carenatura che era il poggiatesta del pilota, il tappo di rabocco del carburante del serbatoio principale della macchina, che era posizionato proprio sotto questa gobba, e il terminale di coda che carenava per l'appunto tutta la zona del differenziale, delle sospensioni posteriori, quindi del ponte di Dione, eccetera, eccetera. Vediamo perfettamente gli attacchi, ve li metto più vicini, così li vedete meglio anche voi, eccoli lì. Vedete gli attacchi alle ruote del ponte di Dione. Gli attacchi superiori e inferiori sono lì, perfetto, con i freni a tamburo. Nella parte laterale sinistra invece vediamo bene lo sviluppo del tubo di scarico che partiva dal basso, perché i collettori di scarico erano su questa fiancata, quindi partiva dal basso e poi proseguiva lontano dall'abitacolo, separato dall'abitacolo, e terminava ovviamente oltre l'abitacolo, perché i gas di scarico dovevano andare oltre la faccia del pilota. E poi notiamo le ruote anteriori e posteriori un momento che ve le metto vicine così vedete anche il livello di particolari, con la marca Engelbar, che era la marca utilizzata dalla Ferrari in quell'epoca. Bene, andiamo dall'altra parte e vediamo le stesse cose, come potete vedere, ecco qui. Però vi metto in risalto queste piccole alette che servivano praticamente per
più che altro come parasprusse, erano una scusa per raddrizzare il flusso, ma non era un apparato aerodinamico, era più che altro per l'appunto un parasprusse che serviva durante le gare wet. Bene, anche qui abbiamo naturalmente le ruote, come potete vedere, con i razzi che sono riprodotti in maniera purtroppo abbastanza grossolana. Danno un'idea dei razzi che caratterizzavano i cerchioni di quelle macchine. Nella parte posteriore invece abbiamo per l'appunto il terminale di coda, come vi dicevo prima, e lo vediamo meglio da vicino. Eccolo lì. Ecco qua. Bene, a questo punto io credo di avervi mostrato questo modello in tutti i suoi lati principali. È un modellino, come devo dire, come posso dire, senza infamia né lode. È un altro della serie di modellini della Ferrari 246 che ci propongono in questa collezione. Chi ha già questo modello in scala 1,43 può risparmiarsi di comprarselo. Tanto si tratta poi di avere soltanto il colore giallo. Chi invece fa la collezione ovviamente deve averlo. Il tipo di qualità dei particolari di questo modello non è esaltante. Secondo me si poteva fare anche un pochino meglio, però ripeto, è senza infamia e senza lode. È un modello che può essere guardato bene, può essere risalta molto con questo giallo carico, caratteristico del Curie-Francorchamps, e che sì, può essere acquistato, ma non necessariamente, ecco, mettiamola così. Bene, a questo punto io non faccio altro che terminare questa recensione. Rimetto il modello della 246 F1 del 58 di Olivier Gendebien nella sua gabbietta. E vi ricordo che io sono il Roby, questo è il canale di Fly Roby Fly Models. Vi ricordo anche di mettere un like sotto questo video se vi è piaciuto, di iscrivervi al mio canale e di pigiare sulla campanella, così avrete mie notizie ogni volta che farò una di queste recensioni. Non mi resta da fare altro che salutarvi, ringraziarvi per essere rimasti fin qui con me e di rimandarvi alla prossima recensione. Ciao ciao!